sono Francesco, alias Nexus, e mi trovo qui alla presenza di due grandi maestri in campo musicale, cinematografico e sportivo, il maestro Elio Polizzi ed il maestro Italo Mancini, i quali non avrebbero bisogno di presentazioni. Ma per spiegare questo originalissimo progetto è determinante. Quindi, la mia prima domanda è rivolta a lei, maestro Polizzi, noto compositore, orchestratore, pianista, didatta ed innovatore didattico, discografico indipendente, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico e anche montatore digitale. Basta. Inventa. maestro, sono tutte sue qualifiche. Si inventa sempre qualcosa di nuovo. Dopo la Lyrico Dance, adesso sta producendo un disco ed un video che lancerebbero la Kick Dance. Ci può spiegare in cosa consiste questa Kick Dance? Kick dance, cioè con un metodo semplice, simpatico, cioè con questa canzone dance. Utilizzare dei movimenti che il maestro ha ideato in tre scene con tre ragazze diverse che vengono insegnati nella canzone dance, quindi kick dance. Beh, devo dire, davvero un'accoppiata fenomenale. Quindi la mia seconda domanda la vorrei rivolgere a lei, maestro Mancini. Lei che è stato un grande campione sia come atleta sul ring e sia come didatta, quali sono stati i suoi successi più importanti? Io ho iniziato 35 anni fa nei campi di sport, nel settore di sport e da combattimento come pugile, dopodiché dopo 11 anni di carriera agonistica ho cominciato anche ad insegnare e quindi successivamente verso 94-95 ho iniziato a girovagare, diciamo un po' così, nel mondo e quindi a esportare anche le mie conoscenze tecniche, portando sempre avanti questo mio insegnamento nel campo del pugilato, boxe, kickboxing e muay thai. Questa mia conoscenza sportiva mi ha dato modo appunto di conoscere il maestro Elio Polizzi, come diceva anche lui tantissimi anni fa, e ci siamo, appunto, c'è stato questo scambio di conoscenze dal punto di vista musicale, dal punto di vista sportivo, e è nata questa simbiosi, diciamo così, e il progetto, ovviamente, idea del maestro Polizzi, che è un inventore un po' in tutti i campi, quindi anche nel campo sportivo è riuscito a dare qualche cosa del suo. Beh, che dire, è davvero molto interessante. Quindi io vorrei rivolgere a questo punto la mia ultima domanda al maestro Mancini, ovvero maestro Mancini, nella Kick Dance, come ci ha appena detto il maestro Polizzi, vengono spiegate e mostrate delle tecniche basilari di kickboxing, muay thai e self-defense. Non abbiamo soltanto una canzone ed una danza, ma un vero e proprio apprendimento di nozioni tecniche. Nella realtà, una ragazza può davvero difendersi grazie a questa kick dance? Una ventina di colpi nuovi che, se uno si mette lì, anche che non conosce nulla, ma se un attimino osserva e segue con attenzione quello che noi cerchiamo di trasmettere, penso che recepisce tranquillamente quelle nozioni base di cui noi stiamo cercando, appunto, il progetto è quello di darle per aiutare. E cambiati i tempi, e quindi la notte è anche delle donne, anzi soprattutto delle donne, qualsiasi ora sono presenti, però a qualsiasi ora è presente anche il pericolo. E perché non dare una nozione di difesa? Certo. E il pericolo diventa invece non più un pericolo, ma diventa una situazione normale da affrontare. Anche perché il semplice sapere di avere quella nozione magari dà un po' di sicurezza in più. Va È lo scopo. bene, detto questo, io vi ringrazio. Siamo ansiosi di vedere la produzione video e di ascoltare questa Kick La Dance. produzione è la Gold Beat Entertainment Productions, la produzione cinematografica, televisiva, discografica.
Casa cinematografica, televisiva, produzione discografica e casa editrice. Nella mia carriera di didatta, compositore e produttore ho formato migliaia di artisti. Se sei un cantante, cantautore, attore, attrice o compositore e vuoi studiare e perfezionarti, preparerò per te il tuo percorso di studi e trovare la tua realizzazione per il prodotto finale. Se sei interessato a perfezionarti e realizzare la tua produzione, questa è subordinata al superamento della tua audizione. Contatta la Goldbeat Entertainment Productions.